Pace e bene a tutti. Oggi 28 maggio ricordiamo la beata Margherita Paul. Ascoltiamo la sua vita. Margherita Paul era la nipote dei re d'Inghilterra Edoardo IV e Riccardo III e figlia del duca di Clarence. Crebbe insieme ai figli di Edoardo IV perché perse i genitori quando aveva pochi anni. A 18 anni le combinano il matrimonio con Sir Reginaldo Paul di Buckinghamshire. Dopo 12 anni il marito la lascerà vedova con 5 figli da allevare e con notevoli difficoltà economiche perché la sua famiglia venne spogliata di tutte le proprietà e dei titoli nobiliari. Per Enrico VIII fu modello di sposa, madre e vedova, tanto che le attribuì il titolo di Donna più santa d'Inghilterra. Le fece restituire tutti i beni e i titoli, divenne contessa di Salisbury e le affidò l'educazione della figlia, la principessa Maria. Margaret, però, disapprovava, anche pubblicamente, il matrimonio di Enrico VIII con Anna Bolena dopo aver divorziato dalla moglie. Tutto ciò attirò l'ira del re, che la esonerò dall'incarico di governante della principessa e la costrinse a lasciare la corte. Inoltre, il figlio di Margaret e futuro cardinale Reginaldo compose uno scritto a favore della Chiesa e contro la supremazia del re. Questo decise così di sbarazzarsi dell'intera famiglia. Falsi testimoni accusavano Margaret di cospirazione e sulla base di calunnie venne imprigionata nella torre per quasi 2 anni, patendo il freddo e la fame. Nessun tribunale se la sentì di giudicarla, quindi la condannarono a morte mediante decapitazione. Morì il 27 o 28 maggio del 1541 per mano di un boia che, sbagliando mira, prolungò la sua sofferenza. Papa Leone XIII la proclamò beata il 2 febbraio del 1886. Interessantissima la storia della beata Margherita, nobile di origine, vissuta sotto la corte del re Enrico VIII, che noi ricordiamo per un episodio storico molto importante che fu proprio la nascita della Chiesa anglicana, essendo lui voluto uscire dalla Chiesa cattolica. Che cosa successe? Che lui si innamorò, diciamo, di un'altra donna e quindi volle divorziare dalla sua precedente moglie. All'inizio la beata Margherita era lì presente a corte ed era considerata una delle donne più sante d'Inghilterra, tanto che proprio il re Enrico VIII la volle come educatrice della propria figlia, della principessa. Questa, diciamo, benevolenza verso la beata Margherita però andò a finire proprio in virtù della posizione che la beata Margherita prese verso la scelta del divorzio che ebbe il re, e quindi divenne una persona molto fastidiosa perché anche apertamente lei sosteneva che il re stesse sbagliando. E non ci volle molto poi perché la beata Margherita, uscita dalle grazie del re, si ritrovò prigioniera nella Torre di Londra e proprio per questa sua posizione presa contro questo divorzio del re fu condannata poi a morte. E non tanto della sua storia voglio parlare in questo momento perché sappiamo comunque com'è finita poi una storia sostanzialmente di martirio, ma quanto della nuova moglie che in quel periodo volle prendere Enrico VIII, che non fu l'unica. Stiamo parlando di Anna Bolena, la quale poi effettivamente, quando fu libero dal Papa e dal cattolicesimo, lui effettivamente Enrico VIII sposò questa donna, ma fu un matrimonio effettivamente felice? Non per Anna, questa nuova moglie, che spesso indispettiva il re, perché era una persona in realtà molto molto intelligente, in qualche situazione politica aveva una visione maggiore, quindi Enrico VIII la faceva spesso tacere e la metteva un po' in secondo piano. In più Enrico, il re Enrico, voleva un figlio maschio, ma nacque una bambina con Anna. Ci furono successivamente altri 2 aborti spontanei
di Anna, che proprio non riusciva a dare un figlio maschio al re, tanto che per la corte iniziò a diffondersi la voce che ci fosse qualcosa di non buono in questa donna, di non positivo, e che il re non avrebbe mai avuto un erede maschio. Questo ha fatto sprofondare questa donna in una grande tristezza, in una grande depressione, insieme a tante tante altre vicende che io voglio accorciare dicendovi come finisce la vita di questa nuova moglie tanto amata da questo re, che addirittura ha provocato uno scisma nella chiesa. Finisce allo stesso modo della beata Margherita: lei, accusata di alto tradimento del re, passerà i suoi ultimi giorni nella torre di Londra aspettando la sua esecuzione capitale. Anche lei morirà. E perché vi ho raccontato anche la storia di Anna Bolena? Perché in fin dei conti ha avuto la stessa sorte della beata Margherita, con una differenza particolare: che la beata Margherita l'ha vissuta con Cristo fino alla fine e può aver detto fino alla fine: io ho speso la mia vita e ho dato tutto il mio amore per una persona che mi ha amata. Invece la Anna Bolena ha dovuto concludere i suoi giorni proprio pensando alla persona alla quale aveva dato tutto il suo amore, che invece poi l'ha buttata via e l'ha scansata come se fosse stato un oggetto. Pensiamo quindi a chi stiamo donando il nostro amore nella nostra vita e a tutte quelle donne che magari, ecco, stanno dando il meglio di loro stesse a qualcuno, a qualche uomo che in realtà sta solamente tramite di loro ottenendo secondi fini. In ogni uomo e in ogni donna il cuore sia sempre rivolto verso Cristo, che è l'unico che ci ama e che ci può veramente donare l'amore più grande del mondo. Se ogni altro amore è vissuto sotto il riflesso e questa luce potente dell'amore di Cristo, allora non correremo pericoli e qualsiasi sia il nostro sacrificio finale, sapremo che il nostro cuore è pieno per il sì più grande. E allora preghiamo la Beata Margherita che ci si avvicina nella nostra vita. Beata Margherita, prega per noi.